Guardate, io mi sono ripromesso di non rilasciare più interviste sul tema del Green Pass, perché mi sembra di aver detto molto chiaramente quel poco che penso e che sono cose tra l'altro sofferte e piene di dubbi. Mi sembra però che non sia quello che io mi sarei aspettato, e cioè imporre un obbligo di cui ci si assume la responsabilità per tutti i cittadini. E devo dire che da sinistra l'idea di affidare alle aziende un compito di controllo sui loro lavoratori è una cosa, diciamo, rischiosa, contro tutta una tradizione, diciamo, per cui la sinistra ha cercato di evitare che gli imprenditori avessero troppo potere di controllo su quello che fanno i loro lavoratori, i loro dipendenti, e quindi personalmente a me questa cosa mi preoccupa un po' e non è quello che avrei voluto. Ma non è equiparabile l'obbligo del Green Pass all'obbligo vaccinale? Io credo di aver già detto che non voglio più rilasciare interviste su questo argomento. E lei, ma si risponda da solo. Le sembra la stessa cosa? Diciamo che si stanno facendo delle cose che è legittimo che la sinistra consideri con qualche preoccupazione, su cui dovrebbe chiedere chiarimenti. Cosa vuole? In passato sempre, in un modo o nell'altro, i governi sono stati autoritari e hanno preteso dai loro cittadini, certificazioni di obbedienza. Quindi non è il caso di fare necessariamente paragoni con situazioni terribili. Era la normalità in passato che si dovesse essere obbedienti. Nell'Inghilterra della regina Elisabetta, la prima dico, nel 500, mica si poteva essere cattolici senza pagare qualche cosa per questo. E quindi semplicemente noi siamo in un'epoca in cui invece magari ci preoccupiamo un po' all'idea che i governi possano esigere una fedeltà da parte dei cittadini senza assumersi a loro volta fino in fondo le loro responsabilità. Non me lo aspettavo, il che dimostra quanto poco conosco l'epoca in cui stiamo vivendo. Io non ho letto niente di quello che è stato scritto a proposito del mio appello, nel senso che io appunto ho alcune idee, ripeto, piene di dubbi, che sono maturate con fatica. Il poco che ho percepito in giro delle obiezioni che mi sono state fatte non mi sembrava tale da farmi cambiare radicalmente idea, ma soprattutto io ci tengo alla salute, quindi non sono mica andato a leggere tutto quello che è stato detto e scritto. Una volta c'era un filosofo, non stiamo a citare Catalano, è una cosa che mi pare ovvia. Certo, io rappresento me stesso, sono un cittadino e rappresento me stesso, e credo che mi basti. Di nuovo, io sono uno storico sono uno storico del Medioevo, diversamente da Angelo. Noi storici del Medioevo non dico che scappiamo dal presente rifugiandoci in un passato che era terribile ma che era molto interessante studiare, però lo storico non ha necessariamente tutta quella capacità di giudizio critico e di analisi. Io credo che le città italiane in generale avrebbero bisogno di sindaci che avessero potere e che avessero risorse, perché mi sembra che ci sia stato uno smantellamento progressivo nei decenni delle risorse a disposizione degli enti locali, e questo è un problema grave, credo, in tutti i comuni italiani. Non ho mai nascosto di essere di sinistra e di essere anche molto di sinistra, e quindi il candidato più di sinistra che ci sia su piazza, evidentemente, a me, da cittadino che ha certe idee, viene naturale appoggiarlo e augurargli il successo. Il passaggio tra un candidato di destra e uno del centro-sinistra. Qual è la domanda? Cosa voterei io? A me piacciono tanto quelle vecchie signore che dicono il voto è segreto quando gli chiedono queste cose, però potete immaginarlo da soli.